Cittadini, lasciate che vi chiami così, anche se tutti sappiamo che siete servi, schiavi, sudditi, però voglio chiamarvi cittadini per non umiliarvi inutilmente. Dunque, cittadini, noi siamo la classe padronale al governo e abbiamo una grave responsabilità. Dobbiamo dirvi che c'è una grossissima crisi, irreversibile. Non possiamo darvi speranze. Beh, un tempo noi vi mandavamo in miniera, vi riempivamo i polmoni di biossido di silicio, voi crepavate, però vostra moglie otteneva la reversibilità dalla pensione. Beh, oggi questo non ve lo potete più permettere. Cittadini, un tempo vi mandavamo in fabbrica. Noi vi facevamo lavorare 4, 5, 6, 7, 8, anche 9 ore. Sapevamo che dopo 4 ore avevate prodotto tanto quanto bastava per far vivere onestamente e dignitosamente tanto noi quanto voi. Ma noi vi sfruttavamo in fabbrica e utilizzavamo il vostro plus lavoro per ottenere un plus valore che ci intascavamo alla faccia vostra. Però vi davamo la tredicesima, è vero o no? Vi ci compravate il televisore con il quale poi noi vi indottrinavamo. Vi imbrogliavamo anche a distanza. Ecco, però la televisione è una bella cosa, è pure la tredicesima. Oggi voi ve la potete anche sognare, la tredicesima. Vedete, cittadini, io sono così certo dell'onestà delle mie parole che ho proposto al governo di chiamare questa nuova manovra proprio cazzi vostri, perché mi sembrava una cosa esplicita, chiara, che avrebbero capito tutti, no? Però la comunità internazionale ci chiede di essere molto più bastardi, ma anche un tantino più eleganti. Perciò la chiameremo qualcosa tipo Manovra Salva il Paese, oppure con un titolo un po' filmico, cinematografico, come il cetriolo per l'ortolano. Carina, ma sono inventata io questa qua. Vedete, cittadini, perché il capitalismo è certamente quel grosso ombrello che vi infiliamo nel sedere ogni giorno. Però non è un ombrellaccio, una cosa da 4 euro che vende il marocchino quando comincia a piove. È un ombrello costoso, di marca, magari di seta, col manico d'avorio e il puntale d'argento. E se non l'avete capito, caro cittadini, se veramente pensate ancora di vivere in un paese democratico dove contate qualcosa, beh, allora, cari cittadini, cazzi vostri.